Buongiorno da Marco Di Bello, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi giovedì 23 gennaio l'operazione contro il clan Contini di Napoli, la visita al Quirinale delle Madri della Terra dei Fuochi tengono banco sui quotidiani locali, ma prima diamo uno sguardo al Corriere della Sera che apre ancora con la politica la copertina. Legge elettorali, primi ostacoli, Letta e l'assedio al governo, così rilancio impossibile. Il testo alla Camera con le firme di Partito Democratico, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, mancano i centristi, il caso del Salva Lega. Al centro della prima pagina del quotidiano di via Solferino, foto notizia che ci porta in Ucraina, dove per le manifestazioni per l'Unione Europea si sono registrati ben 5 morti. Accanto ancora esteri, i grandi del mondo a caccia della ripresa, l'Europa è indietro. Si fa il punto sugli incontri di Davos. Sempre sul Corriere della Sera, di taglio basso, un articolo su Medjugorje. Attesa per il verdetto della Chiesa, verdetto che giunge dopo 4 anni di indagine sulle apparizioni. Difficile la decisione sul sovrannaturale. Infine, sempre di taglio basso, un richiamo proprio all'operazione contro il clan Contini di Napoli, le mani della camorra sulle pizzerie di Roma. E naturalmente gli arresti ai danni della cosca partenopea tengono banco sul Mattino nella parte alta della prima pagina del quotidiano di via Chiatamone. Pizza connection tra Napoli e Roma, blitz antiriciclaggio, retata di colletti bianchi, recita l'occhiello. Nel sommario, clan Contini nel mirino, 90 arresti, bloccati beni per 250 milioni di euro. Al centro della copertina si parla di abusivismo, varate le nuove regole. Tasi, la vittoria dei comuni, il governo pronto a rimborsare 1 miliardo, primo sì dal Senato, ai criteri di priorità per gli abbattimenti. Il Partito Democratico vota con Forza Italia, ma è polemica. E poi legge elettorale, c'è l'ok di Alfano, niente clausola salva Lega. Il testo finisce in commissione. Di spalla due notizie, una arriva da Salerno, Scarano Ior, lingotti d'oro nel furgone, altre novità dunque nell'inchiesta che vede coinvolto Monsignor Nunzio Scarano. E poi da Benevento il ministro De Girolamo, sul caso del ministro De Girolamo sono in arrivo nuovi audio. Con il Mattino andiamo al piede della copertina, dove campeggiano due titoli. Uno riguarda il terremoto nel Cilento, due scosse di 3,7 gradi sulla scala Richter, molto allarme, ma per fortuna niente danni. Epicentro a Rocca d'Aspide. Accanto si parla di San Carlo, mossa del ministro Brai, che manda il commissario dopo lo scioglimento del consiglio di amministrazione. Il sindaco De Magistris però non ci sta e annuncia che impugnerà la decisione del titolare del dicastero. Andiamo al Corriere del Mezzogiorno, che apre proprio sul caso San Carlo. Il sindaco occupa il San Carlo, scontro con il ministro Brai che annuncia il commissario, come dicevamo, riunione del CDA mentre i dipendenti attaccano la sovrintendente Purchia, vada via. Al centro della copertina dell'inserto del Corriere della Sera,
una foto delle mamme della Terra dei Fuochi che in compagnia di Don Patriciello, parroco di Caivano, si accingono a fare il loro ingresso al Quirinale, dove li attende il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale le mamme della Terra dei Fuochi hanno raccontato la triste storia, il loro triste dramma familiare che in alcuni casi ha visto la morte di bambini, dei loro figli, al Quirinale appunto, le storie dalla Terra dei Fuochi. Accanto Clan Contini, 90 arresti, dicevamo, 90 indagati nell'inchiesta sulla holding della cosca camorristica. Uno degli arrestati si suicida prima che ai suoi polsi scattassero le manette. Si è suicidato prima che scattassero le manette ai suoi polsi, si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua casa romana. Tanti sequestri, bar, pizzerie, sia a Roma che a Napoli, dove è stata sequestrata anche la scuola calcio Mariano Keller. Dal clan Contini al caso di Monsignor Scarano, il prete d'oro di Salerno, ribattezzato così dal Corriere del Mezzogiorno, l'aspirante vescovo temeva le inchieste nei retroscena delle indagini pubblicate oggi dal Corriere del Mezzogiorno, che poi si occupa della De Julemar di Torre del Greco. Le navi saranno vendute ai maltesi, sono state vendute ai maltesi nel corso dell'asta pubblica. Infine, maltempo nel Salernitano, persi migliaia di libri dell'editore Galzerano nell'alluvione che ha colpito i territori della provincia di Salerno. Chiudiamo anche il Corriere del Mezzogiorno ed apriamo il Roma che non poteva non aprire sulla operazione, sul blitz che ha portato a 90 arresti di altrettanti componenti del clan Contini, di cui, ci dice il Roma, è stato sequestrato il tesoro in manette, i manager della camorra, un imprenditore, come dicevamo, si suicida davanti agli agenti. Andiamo a leggere anche il sommario. Sigilli a ristoranti, autogrilli e boutique in mezza Italia. Il RAS comprò una partita di Serie C. Per questa partita è finito sotto inchiesta l'ex capitano della Roma e della Nazionale Giuseppe Giannini, nei guai la Mariano Keller, la scuola calcio di Capodichino, e il patron della scuola calcio, l'imprenditore Righi. Il Roma pubblica anche alle fotografie di alcuni degli arrestati e di parte dei preziosi e dei soldi che facevano parte del tesoro sequestrato al clan Contini dalla Guardia di Finanza. Nella parte più alta della prima pagina del quotidiano diretto da Antonio Sasso, anche due notizie. Una riguarda il San Carlo: il ministro Brai invia il commissario e i lavoratori occupano il teatro. Bocciato il piano del comune, il sindaco: faremo ricorso, la regione, il governo ci dà ragione. Accanto la notizia della visita delle mamme della Terra dei Fuochi al Presidente della Repubblica, che piange con le madri dei bimbi morti. Delegazione di donne al Quirinale con Don Patriciello, bagarre della Lega sul decreto contro l'emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi, l'esercito soltanto nel 2014. Di spalla i richiami dalla provincia di Napoli. Andiamo a leggerli. Portici, bomba carta, devasta il locale dei Merola, rivolta disoccupati, rissa con la polizia, denunciati in 15. De Julemar, Torre del Greco, 12 navi cedute a società maltesi.
l'omicidio Nappo, Poggiomarino, un ergastolo e un'assoluzione. Infine somma vesuviana, in cella per un delitto non commesso, pensate, torna libero dopo 17 anni di prigione. E dalla cronaca passiamo allo sport con la copertina della Gazzetta dello Sport, che oggi apre con la sconfitta del Milan al Meazza contro l'Udinese nella prima gara valevole per la semifinale, per le semifinali di Coppa Italia, per la seconda gara, scusatemi, ieri si è giocata in Roma Juventus, ha vinto la Roma. Dicevamo della sconfitta del Milan, tutti giù per terra, il titolo ironico del quotidiano rosa che celebra l'impresa dell'Udinese, nella foto Balotelli, nella riquadro invece Seedorf che ha assaggiato la prima sconfitta da quando siede sulla panchina rossonera al posto di Allegri. I friulani passano a San Siro 2-1 e sono in semifinale, rossoneri fischiati il tecnico olandese, i miracoli non si fanno, serve lavoro. Oggi l'altra semifinale, l'altro quarto di finale, la Viola, la Fiorentina alle ore 21 affronterà il Siena. Restiamo sul calcio ma parliamo di mercato. Marotta, schiaffi all'Inter poco seri, Toir spieghi, dure le reazioni del direttore generale del club bianconero dopo la marcia indietro del club nerazzurro sulla trattativa per lo scambio Guarin-Vucinic. Dura la Juventus, il presidente nerazzurro aveva dato l'ok ad Agnelli via SMS. Per il montenegrino si riapre a questo punto la pista Arsenal-Guarin, offerta dalla Premier e sembra anche dal Napoli. Ancora riflettori puntati sul club rossonero, bianconero, in particolare su Pogba. Per il francese asta, il Paris Saint-Germain offre 70 milioni di euro e non è finita. Chelsea e Real stanno alla finestra, anche loro sarebbero interessati al talentuoso centrocampista della vecchia signora. Garcia inedito di spalla, gli SMS di Totti, le scelte di mercato, così ho cambiato tutta la sua Roma. L'autobiografia del tecnico giallorosso, stordiremo gli avversari col turbine dei nostri sogni. E poi ancora calcio mercato, Diamanti va in Cina, il Leeds club inglese è di Cellino. Dopo i tentativi falliti nel 2010 per il West Ham, il patron del Cagliari ha preso il club inglese per 50 milioni di euro. Per quanto riguarda Diamanti, dicevamo, potrebbe andare in Cina alla corte di Lippi. E la notizia della partita comprata dal Gallipoli per la promozione in Serie B, scoperta nell'ambito dell'inchiesta che riguarda il clan Contini, finisce anche sulla copertina della Gazzetta dello Sport. Gallipoli B comprata, appunto, indagato Giannini, l'ex nazionale accusato di frode sportiva, avrebbe dato l'ok a pagare gli avversari del Real Marcianese, lui si difende, non è plausibile. E con la Gazzetta dello Sport ci fermiamo qui. Andiamo alla prima di cronaca del mattino, che nella parte più alta propone il titolo sul San Carlo, sulla crisi del San Carlo. Arriva la mossa di Brai. Il ministro intende commissariare il Teatro Massimo. Il primo cittadino, come abbiamo più volte detto, non ci sta e annuncia che farà ricorso. Intanto per la nomina
del rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione del San Carlo, al Marelli e Voci sarebbero patroni Griffi sarebbero favoriti su Marelli, sarebbe favorito su Marelli e Marelli e Voci. Andiamo avanti di spalla. Napolitano abbraccia le mamme e promette attenzione sempre alta sulla terra dei fuochi. Al centro della prima di cronaca del mattino, titolo a 5 colonne sul dissesto del comune di Napoli, sul quale pesano tantissimo le partecipate, bilanci in rosso, 220 milioni per pagare i dipendenti. Asia, regina del deficit, il no al piano di rientro della Corte dei Conti, le società miste bruciano ben 350 milioni di euro l'anno, il comune deve ripianare i conti. Non si è fatta attendere la reazione di De Magistris alla bocciatura del piano di rientro da parte della Corte dei Conti. Il sindaco chiama il governo, vuole una legge per salvare la città, così come è stato fatto per Roma. Il giurista Guarino, intervistato dal Mattino, Napoli non si usa come un trampolino. Parliamo adesso di mobilità. Parte oggi la zona traffico limitato in Piazza Dante, 1000 pass distribuiti, ma la segnaletica è sotto accusa. Andiamo avanti, Tribunale Napoli Nord, Francesco Greco, lo vedete nella fotografia, nominato procuratore capo. Poi nel boxino colorato, il crack della De Julemar di Torre del Greco, armatore maltese, compra all'asta le navi della De Julemar. Infine San Giovanni Maggiore, facciata appena ripulita dagli ingegneri, ma nuovi sfregi compaiono sulla restaurata chiesa di San Giovanni Maggiore. E adesso passiamo alle pagine interne dei quotidiani locali per approfondire le notizie che abbiamo appena sfiorato con le copertine. Partiamo dal Mattino. Campania, stop alle ruspe, sì del Senato e bufera nel Partito Democratico, asse Forza Italia Democratici, no di Vendola, Lega e Grillini. In Campania sono nel mirino anche i mini abusi. I tetti a rischio sarebbero ben 400.000 secondo il quotidiano di Via Chiatamone. Molti comuni sono però senza soldi per eseguire le ordinanze di abbattimento. E poi politica. Campania, Forza Italia, ostaggio delle liti. Rosa, vertice a Roma e Cosentino va a pranzo con Verdini. Dalla politica passiamo al caso Alsanio Gate, come è stata ribattezzata l'inchiesta sulla sanità sannita che ha coinvolto anche il ministro De Girolamo. Sarebbero in arrivo altre bobine audio. Tiene ancora banco il giallo del nastro inviato al TG5, l'ipotesi di una doppia registrazione del colloquio ministro-accusatore. Da Benevento a Salerno, per parlare di un altro caso giudiziario, quello che riguarda Monsignor Scarano, lingotti caricati nei furgoni della verdura. Un test parla dei traffici nel piazzale dello Ior. Ma fate tutti questi impicci in Vaticano? Fu evidentemente la sua domanda. E parla anche la difesa. Il prelato non sapeva che i soldi dei D'Amico provenivano da attività illecite. Terremoto. Nella parte bassa della stessa pagina, il terremoto che ha provocato tanta paura nel Cilento ieri. Vedete, terremoto a Pestum, paura ma pochi danni, le due scosse in serata
di magnitudo 3,7 sulla scala Richter, l'epicentro, come dicevamo, a Rocca d'Aspide, colpiti Capaccio, Albanella e la Piana del fiume Sele, Sele che ieri tra l'altro è anche esondato. E adesso passiamo agli arresti che hanno riguardato il clan Contini. Sull'argomento abbiamo anche un servizio che vi manderò non appena avrò finito di leggervi i titoli di questa pagina. Camorra, la retata dei colletti bianchi, 90 arresti, bloccati 250 milioni di beni. Nel mirino del clan Contini, il clan Contini Maxi, operazione in 3 regioni per fermare il riciclaggio. Tra i locali sequestrati anche le pizzerie della catena romana Ciro Ciro. Adesso, se il servizio è pronto, io direi di guardarlo e poi ritorniamo per commentare le altre pagine dei quotidiani locali. Un'operazione per l'arresto di 90 persone accusate di far parte del clan del Camorra dei Contini e per il sequestro di beni per 250 milioni di euro è scattata all'alba in Campania, Lazio e Toscana. Al momento gli arrestati sono 11. L'operazione è coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Roma e Firenze. L'inchiesta è la più vasta realizzata finora sul clan Contini, ritenuti dagli investigatori tra quelli egemoni a Napoli, e riguarda in particolare le operazioni di reinvestimento dei proventi economici di gruppi camorristici in imprese e operazioni economiche a Napoli e in altre zone della Campania, a Roma e in Toscana. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare le forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il provvedimento riguarda anche il reggente del clan, Salvatore Botta, e sua moglie Rosa Di Munno, incensurata, che aveva in mano le redini della cosca dopo l'arresto del marito. Nel corso del blitz, uno degli arrestati, Giuseppe Cristarelli, 43 anni, si è lanciato dalla finestra di casa a Roma per sfuggire alla cattura. La procura ha aperto un fascicolo che resta affidato al pubblico ministero di turno. Il magistrato ha anche disposto l'autopsia che sarà effettuata entro 2 giorni. Annullata per questa ragione la conferenza stampa. I provvedimenti di sequestro riguardano beni immobili e aziende controllate dal clan Contini. I primi numeri raccontano la reale forza economica della cosca. 49 le società sequestrate dal nucleo di polizia tributaria di Napoli, 28 immobili e terreni, 4 torrefazioni, 500 conti correnti. La DIA sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia, soprattutto nei quartieri della Roma Bene, ma anche del cuore di Firenze, in provincia di Lucca. Polizia e carabinieri sono invece a Bologna e in alcune località della Puglia e del Molise. Tra gli impianti di servizio in aree di sosta su strada sequestrati alcuni bar e ristoranti, ci sono anche quelli sulla tangenziale di Napoli Agnano Est e Scudillo Nord. Altre aree di servizio sull'autostrada del Sole in direzione Napoli, Cittadella Casoria e Masseria Ovest. Sequestrate 8 società attive nel settore abbigliamento, nella gestione dei parcheggi, immobili di pregio nel centro di Napoli, una 60 tra auto e motocicli, decine di conti correnti bancari per un valore stimabile ai 10 milioni di euro, sequestrati anche 100.000 euro in contanti. Imprenditori insospettabili avrebbero utilizzato soldi del clan facendo da prestanome per i boss. Oltre 10 collaboratori di giustizia che avrebbero aiutato i magistrati della DDA di Napoli a ricostruire lo scenario. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia, guidata dal procuratore Franco Roberti, e dirette dalla DDA di Napoli, guidata da Giovanni Colangelo, da quelle di Roma per l'applicazione delle misure di prevenzione nella capitale e da quelle di Firenze per le perquisizioni e sequestri relativi all'infiltrazione del clan camorristico nelle attività economiche e imprenditoriali toscane. Rieccoci, e come diceva la nostra collega Matilde Andolfo nel suo servizio, i ristoranti venivano utilizzati come lavatrici di denaro sporco, ovvero proveniente da attività illecite. Tra i principali indagati ci sono i componenti della famiglia Righi, che nel 97 sbarcò a Roma e iniziò ad andare alla conquista di bar e ristoranti. Tantissime le attività sequestrate nella capitale. Il Mattino riporta un grafico che purtroppo non abbiamo il tempo di leggervi, sarebbe lunghissimo, ma sono ben 24 i locali elencati, sono quelli appunto sequestrati. Andiamo avanti, bar, distributori e 478 conti correnti, ammontava a questo il tesoro della cosca camorristica dei Contini, immobili, soldi e 4 torrefazioni di caffè affidate alle mani amiche di Carluccio.
ancora a quei summit del clan nella scuola calcio. Stiamo parlando della Mariano Keller, che secondo gli investigatori veniva utilizzata come sede degli incontri dei rappresentanti del sodalizio criminale. Alla Keller sono stati apposti i sigilli. Caso Giannini, come dicevamo, frode sportiva, l'accusa per lui, avrebbe truccato la partita Gallipoli-Marcianise. E dei Contini si occupa naturalmente anche il Corriere del Mezzogiorno. Zio Ciro, stiamo parlando di Di Carluccio, disoccupato del Vasto, era a capo della holding del clan. Passiamo adesso al Roma, arrestato tutto il clan Contini, titolo a doppia pagina per il quotidiano diretto da Antonio Sasso. Chiudiamo la sezione della cronaca con la visita delle madri dalla terra dei fuochi al Quirinale. Ecco i nostri angeli, le mamme della terra dei fuochi raccontano le loro storie al presidente della Repubblica Napolitano, che si commuove. Le donne, insieme a Don Patriciello, il parroco di Cavano, consegnano al capo dello Stato un libro sulle storie dei loro piccoli uccisi dal cancro. Passiamo allo sport, iniziamo dalla Gazzetta. Capoe, il Napoli pronto ad alzare la sua proposta per il centrocampista del Tottenham. De Laurentiis avrebbe intenzione di rilanciare fino a 12 milioni. Ha intenzione di arrivare il patron azzurro per aggiudicarsi il centrocampista francese. Per quanto riguarda la difesa, il Napoli potrebbe ripensare ad uno scambio Peluso-Armero, secondo la Gazzetta dello Sport. Sulla stessa linea il Mattino, ultimatum del Napoli al Tottenham per Capoue, ma il club inglese gioca al rialzo. Guarini-Vucinic, la resa dei conti tra Juventus e Inter, nella trattativa si potrebbe inserire all'ultimo momento il Napoli. Nella pagina successiva del Mattino, il tecnico della Svizzera Hitzfeld carica il suo capitano, elogia il suo capitano Inler. Fidatevi, è un vero leader, afferma il CT elvetico, uno degli allenatori più vincenti al mondo. In Coppa annuncia: ci faremo rispettare. Euforia Hamsik, ritorna finalmente titolare, o almeno dovrebbe finalmente tornare titolare, nella gara di sabato che vedrà il Napoli opposto al Chievo nello stadio San Paolo, un San Paolo che si annuncia quasi tutto esaurito. Qui è sempre la mia casa, voglio restare a lungo e arrivare molto in alto, ha ribadito il calciatore slovacco, che è protagonista anche sulle pagine di sport del Corriere del Mezzogiorno. Si prenota Hamsik, 6 il numero dei gol finora segnati dal trequartista partenopeo, che indosserà anche la fascia di capitano contro il Chievo. Hamsik si dice pronto a riprendere la sua marcia e poi qui con voi a Napoli altre 200 partite. Oggi la presentazione di Jorginho a Castelvolturno. Jorginho, un talento da 1.300 euro al mese, storia del calciatore che sognava un'utilitaria anche ammaccata. Dal Brasile a Verona a 15 anni, poi le giovanili, l'esordio in Lega Pro con la San Bonifacese e il ritorno all'Hellas. Naturalizzato italiano, fu convocato nell'Under 21 e questa, amici telespettatori, era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, che torna domani venerdì come di consueto alle 7.30. Io vi auguro una buona giornata e vi lascio a Radio CRC per la trasmissione Barba e Capelli. Arrivederci.